Buonasera a tutti, eccoci qua con il consueto appuntamento del venerdì dal Salento. E stasera parleremo di una figura, un'alta figura musicale che ha avuto i natali qui nel Salento, e precisamente provincia di Brindisi, San Vito dei Normanni, e parleremo di Leonardo Leo, che con il suo predecessore Alessandro Scarlatti e i suoi contemporanei Nicola Porpora, Francesco Durante e Francesco Feo hanno fondato la gloriosa scuola napoletana tra il 600 e il 700, che poi ha sfornato per un intero secolo nel 700 illustri musicisti. In compagnia avrò l'onore di avere il maestro Cosimo Prontera. Buonasera, maestro Cosimo. Leggo brevemente il curriculum di Cosimo. Innanzitutto è titolare della cattedra di organo e composizione organistica presso il Conservatorio Carlo Gesualdo di Potenza. È anche docente di pratica di basso continuo. Inoltre è docente di organo alla Notre Dame University di Beirut. Nel 97 fonda un gruppo, un'orchestra, e diviene direttore artistico e musicale. Fonda, vale a dire, l'Orchestra Barocca, la Confraternita dei Musici, è un organico che utilizza strumenti originali. Oltre all'attività concertistica e didattica, affianca quella della ricerca musicologica, indagando in quell'immenso serbatoio di musicisti che diedero vita a quella che verrà appunto denominata scuola napoletana. E io aggiungo, diciamo, il maggior rappresentante di Leonardo Leo, per quanto mi riguarda. Oltre a dirigere il Festival di Musica Antica Thesaurus Musiche di Potenza, giunto quest'anno alla 13ª edizione, dal 97 dirige il Centro Studi Musicali Leonardo Leo, istituzionalizzato dalla città di San Vito dei Normanni, paese natale del maestro Leonardo Leo. E dallo stesso anno è il direttore artistico del Barocco Festival Leonardo Leo, festival di musica antica giunto quest'anno alla 24ª edizione, ed è stato dichiarato come uno dei migliori festival di musica antica del Sud Italia. Pertanto, come potete sentire, abbiamo un personaggio di spicco che ci illustrerà il maestro Leonardo Leo. Come al solito, con me ho il mio angelo custode Francesco Scarcella. Buonasera, ripeto, il Buonasera a suo tutti. direttore artistico del Festival Organistico del Salento, nonché organista e compositore, è uno che si dà da fare per la musica, diciamo, antica e organistica qui giù nel Salento. Ed infine ritroviamo il maestro Sergio De Blasi, Buonasera a clavicembalista, tutti. Buonasera. clavicembalista e organista per diletto, come mi piace dire sottolineare questa cosa, pianista, nonché cardiologo presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase. Bene. Fatto le dovute presentazioni, lascio subito la parola al maestro Cosimo Prontera per introdurre questa figura, diciamo, di spicco di Leonardo Leo. Prego, Cosimo. Grazie, grazie dell'invito soprattutto. Come ci eravamo in qualche maniera detti durante l'organizzazione di questo appuntamento, veramente sarà una chiacchierata e spero che, come dire, la semplicità di linguaggio pure, perché no, sia abbastanza agile, affine, che possa giungere a un pubblico veramente quanto più Certo. ampio possibile. La presentazione mi fa tremare un po' i polsi, nel senso che mi hai dato
Maestro Chiara mi ha dato troppe responsabilità, però vediamo di sopportarle, facciamo così. Allora, per inquadrare la figura di Leonardo Leo, immediatamente veramente bisogna immetterlo nel percorso storico della vita sociale di quel momento, al contrario non si capirebbe poi cosa sta accadendo, cosa verrà dopo quando lui inizia a studiare l'arte della musica. Dunque, intanto poniamo una chiarezza: nasce il 5 agosto del 1694 e muore il 31 ottobre del 1744. Nasce in un piccolo borgo nel centro all'interno del Brindisino, si chiama, allora si chiamava San Vito degli Schiavi, ora si chiama San Vito dei Normanni, e poi muore a Napoli. La morte non è ancora precisamente chiara, perché alcune le notizie che la Gazzetta ufficiale napoletana dà in quel momento non fa coincidere l'atto di morte con, se ci rifacciamo, all'atto di battesimo presente nella Basilica di Santa Maria della Vittoria a San Vito dei Normanni. Ma diciamo, questo è un piccolo dettaglio, poi se lo desideriamo lo esaminiamo per bene. Però andiamo avanti. Il 600 non fu un secolo particolarmente brillante sia economicamente che politicamente per il nostro Sud Italia. Come sappiamo, l'asse politico e soprattutto quello economico si sposta dall'epicentro che era prima il Mediterraneo, dopo la scoperta dell'America si sposta all'Atlantico. E quindi che cosa accade? Semplicemente una vera e propria crisi economica nell'ambito di tutti, che toccò tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In quel momento nel Sud Italia abbiamo gli spagnoli che reggono le file sociali e politiche con i viceré, perché la corona non si spostò mai dalla Spagna e in Italia arrivarono solo i viceré, appunto spagnoli. E questi viceré non fecero altro che aggiungere a quello che ho detto, al problema politico, scusate, economico veramente importante che si era creato, alle carestie e alle epidemie, un po' come quelle che stiamo vivendo oggi, ma forse in cui prima era un po' ancora più scomodo di quello che viviamo noi oggi, diciamo, accentuarono questo, i problemi vennero accentuati con l'imposizione di gabelle e di tasse insopportabili. Non che queste tasse non ricadevano assolutamente sul territorio, ma andarono a gonfiare quelle che erano le riserve della corona spagnola per le diverse guerre che aveva in atto. In tutto questo momento così negativo c'è un elemento positivo, che sono cioè la controriforma, il Concilio di Trento. La controriforma parte con gli scopi di ridare vita religiosa, ridare entusiasmo religioso in tutti i punti, anche quelli più sperduti del viceregno. E così arrivano nelle nostre terre, arrivano i gesuiti, arrivano gli scolopi, i teatini, i domenicani. Non devo dimenticare questo elemento, perché poi lo ritroveremo a San Vito dei Normanni, città natale di Leonardo Leo. E San Vito dei Normanni, questa piccola realtà, non fa altro che stigmatizzare tutto quello che accadeva nel viceregno. Le performance a San Vito dei Normanni non avevano, performance musicali intendo, non avevano dei luoghi deputati, a parte il castello dei principi di Frasso, ma in quel periodo i principi erano molto più attratti verso la capitale, come avveniva tutti i feudatari di quel momento erano attratti dall'ambiente vicereale, quindi poco soggiornano a San Vito dei Normanni,
E poi i due punti in realtà veri, grandi attrattori sociali oltre che religiosi, Santa Maria della Vittoria e quello dei Domenicani, il centro religioso dei Domenicani. Dico questo dei Domenicani in quanto certamente Leo ha preso le prime i primi rudimenti, come si dice, no? In gergo sui dizionari troviamo i primi rudimenti musicali, li apprende dai Domenicani e presso la chiesa di Santa Maria della Vittoria da suo zio Don Stanislao, che era il cantore, la principale voce del coro della chiesa di Santa Maria della Vittoria. Quindi nel 1694 da Corrado De Leo e Rosabetta Pinto nasce in seconda genitura Leonardo Ortensio Salvatore Leo. Si chiamò Ortensio perché la sua sorella, che non sopravvisse prima di lui, si chiamava Ortensia, aveva tra l'altro un bel nome. Quindi, come vi ho detto, all'età apprende i primi rudimenti musicali da Don Stanislao De Leo. E poi c'è un altro suo zio che è un elemento importante nella vita di Leonardo Leo, che era un doctor physicus, in realtà il fratellastro del padre di Leonardo Leo, che insieme i due, intuendo le non normali doti musicali del piccolo, decidono. Il piccolo aveva perso il padre, decidono di iscriverlo in uno dei quattro conservatori napoletani. Il viaggio, così Leonardo Leo parte col suo viaggio, parte da San Vito dei Romani e arriva a Napoli e va ad abitare nella foresteria, diciamo così, di uno dei quattro conservatori che la Pietà dei Turchini, scusatemi. Quindi a 15 anni, 14 anni, Leo arriva a Napoli, sicuro di poter, come dire, percorrere un sicuro percorso, cammino occupazionale, perché in quel periodo Napoli era diventata la capitale della cultura musicale in Europa. Tutti arrivavano a Napoli per capire dove il percorso, l'indirizzo che la musica in quel momento nel mondo stava assumendo, dove stava andando la musica. Insomma, Napoli era l'avanguardia della musica in Europa. Tutti i musicisti di un certo valore facevano tappa a Napoli per capire appunto per apprendere le note d'avanguardia musicali. Handel arriva a Napoli, Mozart 50 anni dopo arriva a Napoli col padre Leopold, e addirittura chi non poteva arrivare a Napoli si fa arrivare a casa le indicazioni musicali di quello che accadeva a Napoli. Ad esempio il buon Bach si fa arrivare degli studi di composizione, così come si impartiva a Napoli. Questi studi così non rari, comunque certamente di pregio e con una certa, posso dire, scritti con una certa intelligenza e anche molto molto molto, scusatemi, non mi viene un termine adatto, alternativi, ecco così. Sì, sto parlando dei partimenti. Quindi addirittura il percorso compositivo che si utilizzava a Napoli, il buon Bach volle conoscerlo. Dicevo che Leo arriva a Napoli all'età di 14 anni, 14-15 anni, e diciamo che non aveva visto male. Se pensiamo ad altri musicisti, quasi tutti, e questa è un'altra cosa importante a cui dobbiamo pensare, quasi il 60%, 65% dei musicisti importanti di quella che poi verrà denominata scuola napoletana è pugliese,
dei maestri pugliesi, voglio ricordare Sabino, Veneziano, Fago, il suo maestro, e poi Latilla, e poi i suoi alunni come Piccinni, Traetta, Paesello e tanti altri. Quindi non aveva visto male Leo a iscriversi, veramente i suoi mentori, diciamo così, non avevano visto male, perché diventare musicista e diventare musicista napoletano, sottolineo napoletano, in quel momento significava molto, significava un sicuro cammino occupazionale. Fu allievo di Nicola Fago, come vi ho detto, di Andrea Basso, con uno studia violoncello e l'altro clavicembalo, e poi quando finisce il suo percorso di studi, diventa anche maestricello, scrive la prima sua composizione, L'infedeltà abbattuta. In realtà un dramma sacro, poi se avremo occasione durante la chiacchierata approfondiremo questa forma musicale. Va bene, Cosimo, adesso iniziamo a sentire un po' di musica, così giusto per spezzare. Inizierei con la musica di estrazione sacra, con il Salve Regina in fa maggiore, eseguito proprio dalla confraternita dei musici, un piccolo, diciamo, pezzettino. Grazie. Francesco, sì. Che purezza di stile, no? Cosa ne dici?
D'altronde siamo di fronte ad un gigante della musica di quel periodo che ha dato a sua volta anche i natali artistici ad altri giganti. E su questo è ormai fuori di dubbio. Ecco, una cosa vorrei chiedere a Cosimo. Pensi, Cosimo, che la figura di Leo, oltre al lavoro pregevolissimo che ormai sta facendo da tanti anni, quindi con la rivalutazione della figura di Leo attraverso il festival, attraverso la pubblicazione delle sue opere, eccetera, pensi che sia abbastanza o adeguatamente riconosciuta a livello nazionale e internazionale, o c'è ancora tanto da fare? Sarebbe sciocco paragonare Leonardo Leo alla stregua dei mitici Bach, Handel, Vivaldi e altri simili, no? Quindi, nel senso che questi personaggi che ho appena citato vivono, hanno trovato il sigillo per l'immortalità, io dico, no? Con la loro musica. Per quanto riguarda Leo, sarebbe sciocco dire che ormai il repertorio è stato tutto eseguito. Assolutamente no. Il lavoro ce n'è, bisogna farne molto ancora di lavoro. Però devo dire quest'altra cosa: che sempre più spesso io trovo la musica leana all'interno di programmi di sala. All'interno di CD, forse anche a questo, anche forse il mio pensiero potrebbe sembrare negativo, ma non lo è. Forse ormai, una volta indagata, una volta eseguita la musica dei big, diciamo così, l'esecutore va in cerca di qualsiasi altro tipo, di materiale di qualsiasi altro tipo. È evidente che poi l'esecutore, quelli bravi, si fermano sulle composizioni veramente interessanti. E quindi sono estremamente compiaciuto quando vedo le composizioni di Leo all'interno di programmi di sala, all'interno di elenchi, di elenco di brani all'interno dei CD, perché evidentemente è musica sensazionale. I grandi esecutori o riesecutori, interpreti, non si fermerebbero assolutamente a rieseguire musica di Leo se non fosse valida. Non ti sento, perdonami, non ti sento. Eccolo qua. E infatti è da poco uscita una edizione del famoso Miserere, fatta dalla Deutsche Grammophon, se non erro, quindi la grande Deutsche Grammophon, sezione Archiv, ha toccato Leo anche i suoi famosi concerti per violoncello, quindi diciamo i suoi brani più famosi, anche se poi strada facendo stiamo scoprendo perle sempre più straordinarie, che magari ne parlerai durante la puntata, tra cui vabbè, le opere, ovviamente, opere sacre e profane, strumentale, musica strumentale. Vogliamo parlare dell'opera per tastiera, piccole perle, ma comunque piccoli gioielli che tu hai già inciso, ovviamente. Ok, continuiamo con l'ascolto e ascoltiamo appunto questa musica vocale sacra, il Miserere, che credo che sia uno dei capolavori di Leonardo Leo. Sì.
Credo, Cosimo, che si senta qui in questa composizione l'influsso della scuola romana, che lui credo abbia avuto contatto con la scuola romana, un suo maestro era di Roma, no? Sì, si pensa che uno dei suoi maestri, intanto la scuola palestina arriva a Napoli, come arriva in altri punti d'Italia, ma a Napoli viene assorbita proprio con quella del contrappunto, quello del contrappunto serio osservato, ma addirittura Leo riesce ad avere, questo non è certificato proprio al 100%, ma molti degli studiosi parlano di questo. Lui riesce ad avere delle lezioni con Pitoni a Roma, quindi uno dei riferimenti per la composizione in quel periodo in Italia, e naturalmente non può che assorbire tutto quello che era stata la scuola palestriniana fino a quel momento. Io voglio dirvi che Leo scrive in totale circa 530 composizioni, e quelle sacre, dove rimane legato a quello che è il contrappunto osservato, sono circa 100, 140, sì, all'incirca 140 composizioni, tra cui troviamo appunto questo miserere. Sto parlando di messe, di salmi, di antifone, mariane, tedeum, responsori, mottetti, eccetera. E sto parlando tra cui questo miserere. Mi piace fermarmi solo veramente per pochissimi minuti su questo miserere. Leo lo scrive per ringraziare il re sabaudo Carlo Emanuele III, perché gli aveva dato la possibilità di eseguire una sua opera, un'opera seria. Si parlava del Ciro riconosciuto. Siamo nel 1739 a Torino, e gli regala, per ringraziarlo appunto per l'invito, gli regala questo miserere. Il Carlo Emanuele rimane così estasiato da questa composizione che gli dona un vitalizio annuo di 100 once d'argento, che lui lo ritirava ogni mercoledì santo, perché fu il momento in cui a Napoli questo miserere veniva eseguito. E aggiungo questa piccola, passatemi questa piccola storiella, ma interessante e molto significativa. Appunto da quando Leo scrive questa composizione, a Napoli, nel suo conservatorio, veniva eseguita questa composizione ogni lunedì, mercoledì e venerdì santo, ed era diventata quasi una tradizione per tutto l'Ottocento. Fino ai primi anni del Novecento avveniva questo. Che cosa accade? Francesco Florimo, il bibliotecario ottocentesco del riunito, riunito conservatorio San Pietro a Majella, che riunisce, scusate, i quattro conservatori antichi, li riunisce in un unico, appunto, bibliotecario di questo conservatorio. In quel momento sa che a Posillipo c'è Richard Wagner, che è lì a riposare, a passare le vacanze con sua moglie Cosima Wagner. E Florimo, sapendo di questo, fa di tutto per portare Wagner in conservatorio e fargli scoprire quelli che erano le meraviglie, no? Meraviglie musicali all'interno della biblioteca. Ci riesce e porta Wagner, addirittura, pensate, uno dei giorni in cui, il mercoledì santo, un giorno in cui si stava rieseguendo in conservatorio quel miserere di Leonardo Leo. E Wagner e il Florimo entrano nella sala principale dove stava avvenendo questa riesecuzione. E Wagner rimane sotto l'architrave della porta, del portone di questo immenso salone, strabiliato di quello che stava ascoltando. E i diari, Cosima Wagner, nel suo diario, così si esprime
così, scusate, riporta come si espresse Wagner dopo l'ascolto del Miserere. Quello che abbiamo ascoltato è una versione, diciamo, dei nostri giorni, nel senso dove ci sono voci femminili, voci maschili. Voi pensate che in questo momento, in tutto l'Ottocento, questo tipo di musica non era eseguita all'interno delle chiese dalla voce, dalle donne, quindi la voce femminile era bandita. Voi pensate che questo il Miserere doveva essere eseguito certamente da un coro di voci maschili, quindi di ragazzi, di bambini, e da una parte, la seconda parte, quella più bassa del coro, da voci maschili fatte da tenori e bassi certamente, ma anche da contraltisti che sostenevano le voci bianche. E dopo quel grido quasi teatrale, direi, no, di quel Miserere iniziale, così si esprime Wagner. Un effetto, l'ho scritto e lo sto leggendo, un effetto terribilmente sublime della musica. Questa è la vera musica, accanto al quale tutto il resto è un trastullo. La composizione si erige come una cattedrale severamente strutturata, sublime e necessaria. E poi conclude, ma qui c'è tutta la diatriba tra lui e Verdi, dice: i musicisti italiani dovrebbero guardare più alla musica del passato che non concentrarsi su quella dei contemporanei. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Sergio, vuoi intervenire tu con qualcosa, con qualche domanda, quello che ti pare? Sì, certo. Io sono molto incuriosito della musica sacra di Leo, che stiamo riuscendo ad ascoltare in questi ultimi anni, perché fino a forse 10-15 anni fa non esisteva, credo, e nessuna registrazione. E io volevo ricordare un'osservazione che faceva spesso il maestro Pastore, del quale mi onoro di aver avuto l'amicizia, e qualche volta abbiamo chiacchierato in casa sua, e lui era, no, uno dei pionieri della riscoperta di Leonardo Leo. Ha scritto un'interessante biografia sulla vita e sull'opera di Leo, e secondo il maestro Pastore la parte migliore della produzione del Leo era proprio quella sacra. Perché, secondo il maestro Pastore, perché era meno vincolata da quelli che erano prima, diciamo, dei dettami, no? della musica, specialmente nella musica per teatro, degli impresari, dei cantanti, dei gusti del pubblico. E per questo volevo conoscere l'opinione del maestro Frontera, perché è un estremo conoscitore dell'opera del Leo, appunto sul valore della produzione sacra, diciamo, di Leo rispetto a quella destinata al teatro. Sì, grazie della domanda. L'elemento che fa della musica sacra a Napoli, l'elemento trainante che lo fa diventare piacevole anche ad un pubblico, virgoletto, a un popolo orante, ai fedeli, molto 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 gradito, è l'elemento teatrale. Cioè, ed è questo, io penso che siano due i punti fissi di quella che sarà la scuola napoletana. Non è stata l'opera, assolutamente, perché a Napoli l'opera arriva tarda, è quasi raccogliticcia, prende quello che accade a Venezia, quello che accade a Roma, e poi la rielaborano ad altissimi livelli, no? Ragionando poi sull'opera buffa, eccetera. Ma gli elementi proprio clou di quelli che individuiamo per strutturare quella che è la scuola napoletana sono due: la musica sacra, con dove convivono gli elementi del contrappunto osservato, severo, alla palestrina, ed elementi teatrali,
di grande coinvolgimento e di grande sensibilità e di coinvolgimento, scusami, del popolo che è lì presente. Come vi ho detto prima, quel grido del miserere del Salmo, appunto scritto da Leo, è veramente sconvolgente per chi per la prima volta dopo l'accordo iniziale sente quel grido di soccorso, quasi non di aiuto certamente, di soccorso e di pulizia dei peccati per arrivare a qualcosa di più elevato, di più alto. E l'altro elemento è la successione a catena, inseparabile successione a catena tra maestro e alunno. Quindi sono d'accordo col maestro Pastore quando dice che uno degli elementi più importanti della scuola napoletana è la musica sacra. Ok, continuiamo adesso, passiamo all'altro genere, tocchiamo brevemente le opere tastieristiche, lo facciamo con un primo brano, la toccata numero 3, denominata Giga, nell'esecuzione del maestro Cosimo Prontero. Francesco, spesso questi piccoli gioielli noi li eseguiamo anche all'organo e sono talmente fatti bene che anche sull'organo rendono diciamo tutta la loro bellezza. Sì. Siamo ancora nel periodo in cui le musiche per tastiera si potevano eseguire indifferentemente sia al cembalo che all'organo, no? Allo stesso Bach ancora, a parte alcuni repertori, si possono fare sia al cembalo che all'organo, vedi i concerti per cembalo per esempio, e quindi rendono benissimo. Poi in questa giga, cosa non mi deve potere, ci vedo proprio forse un po' una forzatura, è la giga senz'altro, quindi con il carattere tipico, ma fatta da Leo Salentino di Terra d'Otranto, ci vedo anche un pizzico della famigerata tarantella pizzica, quindi elementi senz'altro eterogenei. Sì, la produzione tastieristica di Leo
non è certo comparabile con quella sacra, quindi sono piccoli esercizi in realtà, non possiamo certo parlare di uno stile particolarmente elaborato, ma sono piccoli gioielli senz'altro. Come giustamente si dice, la sua produzione più rappresentativa è quella sacra e quella profana. A proposito di quella profana, ecco, così come nella musica sacra c'è una commistione della scuola romana, quindi il contrappunto osservato, invece elementi teatrali, quindi se vogliamo dirla l'antico e il nuovo insieme, e nella musica invece profana, quali sono gli elementi importanti, insomma? È chiaro che il teatro, il linguaggio teatrale è quello di base, ma ci sono dei legami particolarmente evidenti, o lui riesce senz'altro a stigmatizzare in maniera originale, ovviamente, tutti gli elementi tipici e caratteristici della scuola napoletana, con un linguaggio suo originale. Sì, allora vado in ordine. Si sente? Si sente. Okay. Quello che abbiamo ascoltato è in realtà una toccata. Sul manoscritto da dove è recuperato c'è scritto toccata, in realtà sono dei semplici, veramente semplici esercizi di partimento, dove tutti gli alunni in quel momento a Napoli erano obbligati a saper fare. Allora, veramente pochi secondi per dire cos'era un partimento. Come immaginiamo una linea melodica al basso con dei numeri. I numeri davano una successione verticale di note e quindi la cosiddetta armonia. Sulla cosiddetta armonia e il basso che continuava, questi alunni erano obbligati a imparare, diciamo così, dei pacchetti precostituiti su una formula del basso. Se il basso aveva una linea melodica particolare, non so, adesso me ne invento una, do, re, mi, do, sol, do, quel do, re, mi, do, sol, do, su il partimentista, perché così veniva chiamato, imparava nel corso degli anni da alunno una serie di pacchetti melodici da poter mettere sul quel basso che si muoveva in quella posizione, in quella maniera. Questa memorizzazione continua, col tempo, quando il partimentista, l'alunno in questo momento a Napoli, insomma, in quel momento, mentre quando il maestro offriva l'esercizio da sviluppare, il partimentista vedeva la linea melodica che in quel momento il basso si muoveva così e immediatamente metteva su la linea melodica che aveva recuperato nella sua mente da uno di quei 3, 4, 5 pacchetti che erano stati memorizzati nel tempo, e così per tutto il partimento. Evidente. Questo è un momento, è un elemento molto molto pratico di composizione improvvisata. E con un bagaglio alle spalle di questo genere, comporre tante composizioni, opere, opere sacre, opere serie, opere buffe, vi accorgete che veramente scivola molto, il compositore scivola molto su un terreno molto suo, molto che ormai adoperava tranquillamente. Quindi non ci dobbiamo meravigliare per il numero quasi impossibile di opere che questi compositori scrivevano.
Per rispondere a te, Franco, sul quali sono gli elementi, diciamo, portanti delle composizioni teatrali di Leo, certamente lui riesce a individuare psicologicamente il personaggio e la musica lo inquadra perfettamente, non tergiversa. Secondo, l'adesione al testo testuale, quello musicale, aderisce perfettamente al testo testuale, e poi piccole innovazioni. Lui in alcune opere inserisce i cori, e molti teatri in quel momento erano sforniti di cori. Questo. E poi voglio ricordarvi la grande attenzione che lui ha per l'organico strumentale. E proprio per questa attenzione l'impresario, il soprintendente, non era il presario, del San Carlo, gli chiede di rinnovare, di riprogettare la buca dei musicisti, che fino allora era quella vecchia, cosiddetta vecchia, di Domenico Sarro. E lui la riprogetta aumentando, facendo arrivare a 50 e più i musicisti all'interno della buca. Ok, seguiamo con i partimenti e ascoltiamo la toccata in do minore, dove si potrà appunto gustare l'intensità proprio di questa toccata. Poi a mio avviso è suonata molto 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 bene questa toccata dal maestro Prontera. Sergio, vuoi aggiungere qualcosa qui su questa toccata? Devo per forza. Tanto complimenti per la bellissima esecuzione. Stavo seguendo l'esecuzione con lo spartito avanti e ho ritrovato proprio le parole, Cosimo, che dicevi tu prima, cioè che erano essenzialmente delle guide per gli allievi, queste composizioni, che ovviamente offrono ai esecutori moderni anche la possibilità di inserire piccole varianti, sempre in linea con il gusto ovviamente della composizione. Io volevo chiederti anche, perché so che hai in mente come progetto di pubblicare tutti i partimenti di Leo, che io sinceramente non ho mai avuto l'opportunità di visionare. So
dell'utilizzo che avevano queste composizioni, come anche detto nell'introduzione, per la didattica degli allievi, no? E in particolare queste di Leo, come anche quelle del Durante, pare che siano scritte con chiavi diverse, proprio perché forse la finalità, più che di educare alla realizzazione di un semplice basso continuo, dovevano essere quelle di educare al contrappunto dell'allievo, quindi oltre che strumento, diciamo, esecutivo, potrebbe essere una ghiotta occasione anche per gli studenti delle classi di clavicembalo o comunque di musica antica attuali. Vorrei appunto avere la tua opinione a questo proposito. Caro Sergio, non inventiamo nulla se andiamo a riguardare una, proprio per poco, dobbiamo andare indietro per poco tempo, fino ai primi anni, forse 60, del secolo scorso, purtroppo il secolo scorso, ma siamo a pochissimi anni, nei conservatori l'armonia si insegnava sulla tastiera, non si insegnava assolutamente sui fogli per iscritto. Quindi questo significa che c'era una pratica, proprio pratica, e non come poi accade, una sclerotizzazione di regole da ricordare per poter scrivere. Assolutamente no. C'era una pratica che avveniva sulla tastiera, che poteva essere pianoforte, cembalo, organo, quello che vogliamo. Leo scrive circa 200 partimenti. I compositori, i maestri al conservatorio avevano questa straordinaria capacità, per questo maestro e non professore, avevano la straordinaria capacità di intuire il livello dell'alunno che avevano di fronte e di scrivere al momento il partimento per poter fare allenare, per poter fare appunto scrivere e allenare nella composizione, nell'improvvisazione più che nella composizione, l'alunno. Quindi erano bravi ad adeguarsi al livello dell'alunno che avevano di fronte. I diversi partimenti che ho rintracciato nelle diverse biblioteche, questo lavoro è nato molto tempo fa, quando internet ancora non aveva questo suo utilizzo così sfrenato come ne facciamo noi oggi. Devo dire, fortunatamente c'è internet, bisognava per forza andare nelle biblioteche europee di provenienza dei manoscritti per ragionare e capire e lavorare proprio sul microfilm o addirittura sulle fotocopie, qualora arrivassero le fotocopie. Ora è molto più semplice, quasi tutto il materiale è presente su internet e sulle biblioteche di riferimento. Dicevo che i partimenti erano scritti con diversi gradi di difficoltà, fino ad arrivare ai più difficili, che erano quelli costruiti sulle fughe. Non sento, Leonardo, non sento. Ok, passiamo ad un altro genere, trattiamo un attimino l'oratorio, anche se il tempo stringe. Ascolteremo dell'oratorio Dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena, scritto nel 1722, 5 arie. Iniziamo con la prima, il lampo estrale. Per vincere ogni cuor,
Questo oratorio l'avete suonato all'ultima edizione del Festival Barocco, vero Cosimo? Sì, in realtà non è un oratorio, è anche qui... un sacro. No, mi piace fare questa precisazione, anche perché correva voce sui, diciamo, sui dizionari prima di questo momento della scoperta del manoscritto dedicato appunto a Santa Maria Maddalena, sui dizionari correva la voce che indicava questa partitura come oratorio. In realtà è un dramma sacro, ma in realtà la chiamerei opera sacra, nel senso che, come avete sentito, non c'è nulla attinente al liturgico, se vogliamo, o al sacro, se non veramente l'indicazione spirituale va solo alla presenza della santa, niente di più. Poi è una maniera che la Chiesa si era inventato in quel momento per catechizzare, ma al contempo di intrattenere. Quindi aveva trovato questo mezzo molto molto pratico, vi ripeto, catechizzare e intrattenere, ossia il dramma sacro, o meglio l'opera sacra. Ok, continuiamo con l'ascolto, con la forza e con gli inganni. Trionferò, trionferò, trionferò.
allori ritornerò. Ritornerò. Ok, Francesco, come abbiamo notato le voci le tratta in modo anche, diciamo, tra virgolette, virtuosistico. Chi canta queste arie deve avere una bella impostazione. Vai. Sì, ecco. Sì, in effetti Leo richiede e chiede ai cantanti prestazioni, insomma, eccezionali, ma soltanto ai cantanti. In effetti ho avuto il piacere di partecipare alla recitazione e alla prima di quest'opera proprio l'anno scorso, ed è stata veramente una scoperta straordinaria, l'ennesima testimonianza di quanto Leo sia veramente un musicista straordinario, ci sorprende ogni volta di più. Quindi ben venga appunto tutta questa opera che sta facendo Cosimo. A proposito, Maestro Frontera, vogliamo parlare ai nostri ascoltatori della pubblicazione di questa straordinaria opera, sia lo spartito, quindi la partitura, che la pubblicazione del CD, e magari possiamo, diciamo, anche l'avventura della riscoperta del manoscritto che in parte hai un po' annunciato. Volentieri. Questa è l'edizione che è stata edita da Cafano Editore, praticamente uscita 2 mesi fa, in pieno lockdown praticamente. Abbiamo avuto il coraggio di pubblicarla con sforzi veramente importanti, e all'interno ci sono stati trascritti in maniera critica le 200 carte del manoscritto. Sto parlando di 400 fogli, quindi per questo l'opera così corposa di Santa Maria Maddalena. Come aveva accennato il maestro Scarcella, nel 2010, nel circuito dei musicologi, questo devo dirlo, appare questa indicazione della vendita di un'opera, appunto, della Morte alla Vita di Santa Maria Maddalena di Leonardo Leo. Il professore Fabris, a cui devo veramente i ringraziamenti per il suo sforzo e anche, perché no, per la spinta che mi ha dato su questo lavoro, mi indica appunto che c'è questo manoscritto a Parigi. Mi metto in contatto con la libreria antiquaria, mi chiede il signor Thierry Baudin, uno dei massimi esperti è un expertise per il governo francese, per il Ministero della Cultura francese. Lui è quello che esamina lettere di Napoleone, e insomma, a questi livelli ci troviamo. Mi chiede se io avevo tra le mie carte un riferimento, un manoscritto che sia
autografo di Leo. Io fortunatamente ce li avevo naturalmente in fotografie, spedendole, lui mi dice: guardi, siamo di fronte, sono convinto, siamo di fronte a un autografo. Allora, pensate bene a quello che è accaduto e che stava accadendo. Stavamo parlando di un'opera che tutta la musicologia locale e internazionale, i dizionari avevano reputato dispersa, e Thierry Boden mi dice che è l'autografo. Quindi unica copia al mondo di pugno di Leonardo Leo. Emozione e fascino alle stelle. Io non sono un musicologo, sono un musicista, quindi quando colgo queste occasioni per me sono il massimo, vivo per queste emozioni. Da allora abbiamo cominciato una raccolta per poter, fondi evidentemente, per poter acquisire il manoscritto. Gli intervenuti al festival hanno contribuito, ma non avevamo raggiunto la somma che Thierry Boden ci chiedeva. A un certo punto, in una serata, anche quella una serata, un appuntamento del festival veramente memorabile, un'imprenditrice brindisina, secondo me una di quelle che si può certamente chiamare mecenate, si alza dal pubblico e dice che potendo lei avrebbe chiuso il cerchio per poter acquistare il manoscritto. E da quel momento abbiamo preso i contatti, siamo andati a Parigi, il manoscritto l'abbiamo acquistato e quindi acquisito, adesso è conservato presso la Biblioteca di San Vito dei Normanni, la civica biblioteca, dove all'interno c'è un centro studi dedicato a Leonardo Leo con un fondo musicale. Ok, io proporrei un ultimo ascolto sempre dalla Maddalena e poi ci volgiamo al termine. Ascoltiamo Vola o Core. Bene, se ci sono ultime domande da fare, prego a Cosimo, altrimenti andiamo. Io ho una curiosità, se posso dire, approfitto da curioso storico, diciamo così. Se esiste ancora la casa natale di Leonardo Leo e la sepoltura, so che è stato seppellito in una chiesa a Napoli, il Monte Santo, no? Dove c'era anche Alessandro Scarlatti. Ma esiste ancora il sepolcro? Esiste, e da alcuni documenti, e questo però non è preciso, esiste anche la casa di Leo a San Vito dei Normanni. È una sensazione anche lì piena di fascino. Io dico che c'è una strada dove il regno dei geometra, nulla togliendo ai geometra, c'è una strada dove i geometri hanno creato il loro regno, e poi all'interno di questa strada, con abitazioni normali, insomma, ordinarie, c'è un pezzo di costruzione con delle conchiglie poste sopra le porte,
tutta in calce, e si dice che quella sia la casa di Leonardo Leo, o le indicazioni del catasto onciario portano a queste. Io senti veramente, se vi portate a quel luogo, io veramente fascinoso, è proprio un quadro all'interno di cose meno belle, e c'è questo momento, questa costruzione settecentesca, molto molto spartana, ma solo con queste due grandi conchiglie sulle porte, che io penso che riportino certamente all'abitazione di Leonardo Leo. Franco, volevi dire qualcosa? Sì, infatti volevo giusto dire a proposito di, mi ricollego alla prima domanda che ho fatto, proprio anche per i nostri ascoltatori, che speriamo di aver stimolato l'appetito musicale e storico e musicologico della nostra terra ricchissima, che stiamo scoprendo e riscoprendo sempre di più. So che questa frontera ha dato un suo contributo notevole ad una bellissima pubblicazione proprio sulla musica, sulla musica, sulla scuola musicale napoletana. Ho trovato, eccolo qua, il libro, e c'è una pubblicazione proprio, il secolo d'oro della musica a Napoli, e Frontera ha fatto proprio la voce, quindi parla di vari autori ovviamente della scuola napoletana, tra cui il nostro Leo, e quindi chi volesse approfondire anche dal punto di vista bibliografico può farlo senz'altro. Cosimo, a riguardo, pensi che si possa aggiungere ancora ovviamente elementi sulla biografia, sulla storia, senz'altro, ma il tuo intervento pensi che sia definitivo o è sempre un work in progress, come ovviamente la ricerca musicologica lo è? Certamente è in progress, anzi mi dai l'occasione per annunciare una piccola, non segreto, una cosa che mi porto avanti da quando è scattato il lockdown, ma lo rivelo tranquillamente, sono estremamente felice di questo. C'erano anche qui degli elementi che congiungevano la storia, il nostro territorio. Quando ho detto che i domenicani prendono piede e casa a San Vito dei Normanni, non l'ho detto per caso, in quanto a un certo punto, ascoltatemi, Leo, per ringraziare San Vincenzo Ferreri per essere scampato dalla peste nel Settecento a Napoli, scrive una messa in suo onore. San Vincenzo Ferreri è il santo, è un domenicano, è santo che viene venerato come copadrono a San Vito dei Normanni. Benissimo, questa messa, una messa in sol maggiore, una grossa messa, con un organico importante, con un coro anche non di quattro voci ma di cinque voci. Questa messa, dicevo, ha suscritto per ringraziare, a ringraziamento per la scampata peste, a San Vincenzo Maria Ferreri. Appena prima, qualche giorno prima del lockdown di marzo, di febbraio scorso, insomma poi marzo, ho avuto una telefonata da un collezionista barese che mi dice che aveva una copia di questa messa. Il fatto totale, stavamo in mezzo del lockdown. E Leo, questo mi dice, io il ringraziamento della scampata peste di Leo nel Settecento, i collegamenti sono immediatamente scattati, e mi trovo al lavoro adesso a riscrivere, a trascrivere questa messa, nella speranza, vi dico, nella speranza di poterla rieseguire quest'estate al Barocco Festival, alle 24ª edizione. Bene, una bella anteprima ci hai dato. Ok, grazie a tutti per la collaborazione, in particolar modo a Cosimo Frontera, al maestro Cosimo Frontera, per averci edotti su
su Leonardo Leo. Ringrazio Sergio e anche Francesco. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Non si parlerà di musicisti, ma parleremo, ritorniamo diciamo alle origini, parleremo di arte organaria, riprenderemo il discorso su una nuova costruzione fatta qui in provincia di Lecce, sull'organo di Tricase. Bene, vi auguro una buona serata a tutti e alla prossima. Grazie ancora. Buonasera. Arrivederci. Ciao. Thank you.